Questo pomeriggio Radio Sound Piacenza 24, ospite telefonico Renato Bardi, direttore di DF Sport Specialist di Piacenza, benvenuto. Buonasera a tutti, ciao. Siamo vicinissimi al primo appuntamento del 2024 con a tu per tu con i grandi dello sport. Vogliamo raccontare, prima di parlare dell'evento nello specifico, di cosa si tratta? A tu per tu con i grandi dello sport sono degli eventi che ormai diciamo sono nel DNA della DF Sport Specialist e vengono conosciuti diciamo a livello nazionale. A volte anche fuori, a seconda del personaggio che invitiamo, sono passati veramente tantissimi personaggi sportivi, soprattutto nella montagna, ma non solo. Quindi mi viene in mente da Messner a Camerlander. Abbiamo avuto veramente l'amico Zanardi, caro, nonostante tutto quello che è successo. Insomma, sono passati da noi veramente tanti sportivi ed è arrivato il momento di François Cazzanelli, che è il Sinner, per usare una cosa attuale, che è il Sinner delle montagne, insomma, italiano. Lui è un ragazzo prodigio, perché insomma la prima cordata l'ha fatta a 13 anni. Sì, è un ragazzo prodigio, peraltro è diventato famoso per dei record soprattutto di velocità, non so, una delle più famose sue è il concatenamento in velocità delle quattro creste del Cervino, per esempio. Non le ha fatte in 16 ore, tutte e quattro, diciamo. Non è una cosa molto comune, devo dire, anche fra le superstar che ci sono in giro per il mondo, ma lui è davvero una superstar. Quindi lui racconterà quelle che sono le sue storie, i suoi percorsi. Sì, lui ha uno splendido video, parla nel frattempo. Quello che apprezziamo di lui, insomma, è il fatto che li sappia tenere veramente tutta la serata in maniera molto amichevole, ma incollati a quello che dice, a quello che riesce a vedere. Stiamo parlando di una persona che nel 2019 ha fatto il record di velocità anche sul Manaslu, stiamo parlando di più di 8000 metri, l'ha fatta in 7 ore, è una roba veramente, ragazzi, incredibile. Quindi davvero stiamo di fronte a un talento che ci spiega le sue sensazioni, che per lui sono naturalissime in quello che fa, davvero da vedere. Io l'ho visto a Brescia della serata che ha fatto l'anno scorso da noi ed è stato veramente impressionante come serata, veramente una serata splendida. Sarà una serata sicuramente di grandi emozioni che condivideremo con François Cazzanelli. Ci dai qualche dritta per partecipare? Come si fa? Guardate ragazzi, la serata inizierà alle 20:30 sino alle 22:30, è libera, nel senso è libero, l'ingresso è libero, potete venire. E ovviamente una serata abbiamo voluto fare insieme al CAI di Piazza. Anzi, in realtà sarebbe meglio dire che la serata più importante del CAI di Piacenza, che come location non utilizza la sua sede storica, ma visto probabilmente la presenza che ci sarà per Cazzanelli, ha deciso di farlo nel nostro negozio, quindi in collaborazione con noi. Diciamo che Cazzanelli è un uomo della DF, quindi essendo un uomo della DF si sono concatenate la nostra possibilità di averlo e la possibilità di volerlo da parte del CAI. Quindi è una serata con il CAI di Piacenza, e quindi noi insieme al CAI di Piacenza regaliamo la serata di Cazzanelli. Potete venire presso il nostro negozio all'interno del parco commerciale Porta San Lazzaro in via Emilia Parmense 25, troverete il negozio aperto, probabilmente lo faremo al piano superiore perché c'è più spazio, molti si sono prenotati ma non c'è bisogno di prenotazione, però il fatto che molti si sono prenotati mi fa capire che sarà una serata evento. Per noi è la serata più importante, senza nulla togliere agli altri che sono stati bravissimi ed eccezionali, però in effetti è una delle serate più importanti che abbiamo avuto all'interno del nostro negozio. Giovedì 8 febbraio 20:30 tu per tu con i grandi dello sport con François Cazzanelli presso DF Sport Specialist a Piacenza, via Emilia Parmense, galleria Porta San Lazzaro. Quindi non perdetevi l'appuntamento. Grazie a Renato Bardi, che è direttore di DF Sport Specialist Piacenza, che è stato con noi. Grazie a voi, non perdetevelo.